L'allarme è confermato perché la gente, per colpa della pandemia, ha paura di entrare in ospedale. Io posso garantire che abbiamo un centro trasfusionale con percorsi, procedure sicure, quindi non c'è alcuna difficoltà da questo punto di vista. Più che una richiesta di donazione, è una richiesta di aiuto a tutte le persone in 18 età e 65 anni che possono dare una mano a chi ne ha veramente bisogno. Sovraffollamento visto nei giorni scorsi del pronto soccorso, in che maniera insomma è stato risolto, se è stato risolto? Il problema del sovraffollamento in pronto soccorso puntualmente ogni giorno viene affrontato nella direzione strategica. Abbiamo fatto in modo che i pazienti non Covid vengano ricoverati in strutture che stiamo cercando di implementare. Siamo in una nuova ondata, registriamo un iperafflusso, chiaramente siamo un po' sotto pressione, ma allo stesso modo anche grazie alla collaborazione con l'ASL Napoli 1 e la Federico II stiamo cercando al meglio di soprassedere alla difficoltà.